Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Quest'oggi parliamo di un filato in misto mohair, in tinta unita, 100% made in Italy. Qualità che in fondo potreste già trovare in alcuni filati già presenti sul nostro catalogo Tessiland. Pensate però se a questo aggiungessimo anche delle paillette, ma non delle semplici paillette, bensì delle vere e proprie gocce. Curiosi di scoprire di cosa stiamo parlando? Analizziamo insieme allora il Prince. E allora vediamolo nel dettaglio questo Prince, composto per il 18% mohair, 9% poliestere, 25% acrilico e 48% poliammide, che si presenta così in soffici e caldi gomitoli da 50 grammi per una lunghezza di circa 95 metri, per il quale consigliamo, eccolo qui, adesso li vediamo un po' davvero nel dettaglio, consigliamo l'utilizzo o dell'uncinetto 5-7 oppure dei ferri 6-8. Potete vedere come tutte le composizioni di cui abbiamo parlato prima sono perfettamente lavorate tra di loro e come poi all'interno del gomitolo ci siano queste gocce davvero di paillette perfettamente incastonate all'interno del filato. È sicuramente un filato che vi permetterà di realizzare delle creazioni davvero uniche, per il quale sconsigliamo l'utilizzo della lavatrice, ma piuttosto consigliamo il lavaggio a mano ad una temperatura tiepida. Sconsigliamo anche l'utilizzo dell'asciugatrice, ma piuttosto di riporlo in una posizione piana ad asciugare lontano da fonti di calore eccessive. È possibile stirarlo ovviamente sempre apponendo un panno nella parte superiore ad una temperatura non superiore ai 110 gradi. Non è possibile candeggiarlo ed è possibile utilizzare tutti i solventi, eccezion fatta il tetracloretilene. Ma adesso analizziamo il dettaglio, tutta la gamma di colori che presenta proprio questo Prince. Allora, la variante di colore che abbiamo visto finora è la variante petrolio, un colore molto scuro ma che comunque viene messo bene in evidenza proprio grazie a queste paillette. E possiamo vedere, per quanto riguarda il petrolio, tutte le fibre di cui abbiamo parlato precedentemente perfettamente incastrate tra di loro, ma cosa che troverete in ogni colore è anche un contrasto di due tipologie di colori. In questa infatti vediamo da una parte rappresentata soprattutto dal mohair il petrolio e dall'altra invece questo sottilissimo filo nero, contrasto che invece sarà molto più evidente in altre varianti di colore che vediamo subito. Come ad esempio il rosso, eccolo qui, anche qui vediamo questo rosso decisamente molto acceso che in un certo senso potremmo quasi definire fluo, le paillette perfettamente evidenti e in questo caso invece vediamo il contrasto tra appunto il mohair rosso e quest'altro invece filo, quest'altra componente, questa volta invece bianca. E questa invece che vediamo qui è la variante senape, davvero una variante che illumina, dovuta probabilmente al colore leggermente più chiaro, alle paillette, ma anche e soprattutto a questo contrasto con il filato che questa volta invece si presenta bianco. E parlando di tonalità chiare, analizziamo invece adesso il perla, una tonalità che è davvero unita a, anche questa volta troviamo il filato bianco e a queste paillette, insomma, subito fa pensare ad una creazione quale una bella stola che sicuramente sarà davvero molto elegante e perfetta per occasioni speciali. Altra variante molto delicata è questa, che è la variante carta da zucchero, in cui troviamo sempre l'evidente contrasto, questa volta con il filato bianco e l'illuminazione di queste gocce di paillette. Davvero una delicatezza assoluta. E concludiamo invece con uno dei colori, se non il colore più classico, vale a dire il nero. Questa volta il contrasto non è visibile perché, come potete vedere, anche in questo caso la fibra è nera, ma le paillette che ci sono all'interno, che in un certo senso quasi si confondono, poi sotto magari un punto di luce ben delineato, comunque daranno un tocco di illuminazione alla vostra creazione. Davvero unico questo Prince.
Un filato quindi dallo stile un po' retro, che vi consentirà di realizzare delle creazioni classiche dovute ai colori, alle composizioni proprio che presenta il Prince, ma anche glamour ed eleganti, grazie proprio a queste gocce di paillette che vi consentiranno quindi di realizzare qualcosa che possa avere un certo movimento, ma che possa dare anche una certa illuminazione, che quindi possa illuminare chiunque vorrà indossarle. Il Prince è un filato adatto davvero per realizzare ad esempio delle calde avvolgenti stole da indossare magari in cerimonie oppure occasioni importanti, oppure perché no anche per capi di maglieria, ad esempio un bel maglioncino un po' largo con il cappuccio da indossare su un camicione, oppure con uno scollo a barca da indossare su una camicetta, uno stile bon ton un po' francese. Insomma, lasciatevi inondare da queste gocce di paillette, dalla morbidezza e dal calore di questo filato, ma come sempre, soprattutto, dalla vostra fantasia. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella e noi ci vediamo al prossimo articolo. Ciao!